Allora, veniamo a te, Anto, visto che hai raccontato di questo tuo gol. Torniamo al tuo periodo al Bari, ok? Perché? Perché ovviamente quel gol, voglio dire, cioè, te lo ricorderanno fino all'ultimo respiro che avrai, ok? Perché ha segnato anche un'epoca, la tua, ma anche quella di, diciamo così, di quel momento, no? Perché fu un gol clamoroso, ok? Ma spesso si è parlato del gol e non si è parlato, che ne so, dei momenti prima, quando magari eri in odore di debutto, del, non so, dell'anno dopo, perché tu quanto sei rimasto? Un anno e mezzo ancora dopo a Bari. Esatto, assolutamente Esatto, sì. allora quando tu fai quel gol lì cambia la tua vita, però tu dopo hai dovuto fare il professionista, cioè tu dopo cominci a fare il calciatore e il calciatore tu te lo guadagni per andare a fare un trasferimento importante. Allora com'è stato gestire quel tipo di gol e quella visibilità e cercare di crescere e diventare professionista? Allora, bellissima domanda, Lele, bellissima. Allora, calcola che io dovevo fare l'esordio l'ho fatto lì a 17, ma dovevo farlo a 16 anni, l'anno prima, in Bari, Perugia. Lele, 2 minuti e 20, la palla non usciva. Ah sì. La palla non è uscita per 2 minuti e 20. Vincevamo 2-0, 2 minuti e 20 non è mai uscita. Sono rimasto a bordo qua col numero 29 dietro le spalle. Settimana dopo, stiramento all'adduttore, mi viene fuori la pubalgia. Quell'anno ho perso. La stagione dopo inizio con la primavera a giocare. Faccio il ritiro con la prima squadra. Primavera. Ovviamente i 2 anni prima andavo a vedere il mio amico grande Nick. Andavo lì a vedere l'Allen Boxish di Bari. Arrivo a un certo punto e mancavano, mi ricordo quel periodo là, Mazinga infortunato, Osmanowski lo svedese infortunato e c'era soltanto Spinesi anche infortunato e c'era la partita di Lecce, Lele. E quella settimana là l'idea si pensava che Fascetti facesse giocare Olivares, Sì, ex calciatore, sì. esatto, Davide Olivares faceva giocare, che era ruolo mio più o meno, una mezza punta, una seconda punta, eccetera, con Elinai a Lecce. Lele, giuro, quella settimana là mi ricordo che tutta la settimana dal 7 fino all'11, 4 giorni, giù buttava l'acqua che tu non puoi minimamente immaginare. Non si poteva allenare. Sì? Lele, c'era l'inferno. A Bari, 4 giorni, non ci si poteva allenare. Ovviamente si parlava, può farle sordo, non può farle sordo. Ovviamente la tensione, Lele, tu calcola che tu ti alleni con la primavera, non sai da dove sei girato, sei in un quartiere piccolo, tante situazioni. E inizi a pensare tante robe nella testa, tante robe, tante robe. E arriva la settimana che devo fare l'esordio con Lecce, a Lecce. 2 ore prima viene Fascetti da me e dice: sei pronto che devi giocare? Dice: io sono nato pronto, mister. Ma veramente mi metti? Come veramente metti? Giochi te, Nennaia. Mi ricordo, abbiamo perso 1-0. Anche lì quel giorno diluviava in una maniera devastante, devastante. Ho fatto una buonissima partita, ho fatto 2 belle 3 giocate. Settimana dopo, Spinesi, che quel giorno era entrato, cosa fa? Viene cacciato fuori, espulso. E rimane Cassano, Elinaia, Olivares. Io speravo, perché ovviamente, cavolo, il periodo di Natale, faccio una grande partita. Adesso questa è una roba che io non ho mai raccontato, e te lo dico, Lele. Sì. La settimana di Bari, faccio Bari Inter, vabbè, c'era Bobo, che loro avevano una squadra, una roba fuori da ogni logica. Quel giorno è entrato anche Baggio dalla panchina, c'era una squadra incredibile. 5 minuti, fa un grandissimo gol. Bobo, te lo ricordi Ninaia? Il Sì, ragazzo, no, il mia. nigeriano, Quello ha di fatto gol, colore, bravissimo, da 60 metri ha fatto ha fatto gol da 60 metri. Ha calciato una roba allucinante a Peruzzi, ha beccato il jolly. Io da un lato, Lele, ero felicissimo, felicissimo, dall'altro un pochettino invidioso, ti dico la verità. Certo. Dico È cavolo. lecito, perché eravate Sai due cos'è? ragazzi, certo. In primavera aveva fatto 6-7 gol, 6-7 miei assist, perché eravamo molto amici e molto legati. Fa gol Bobo. Io quella partita, Lele, ho fatto una partita meravigliosa. Però avevo sbagliato 3-4 gol davanti alla porta. Io
io durante la partita non avevo altro che e pensavo a una sola roba. Cavolo, gli sta cambiando la vita a Ugo. Si chiamava Ugo Niemeyer. Cioè tu, aspetta un attimo, ho capito bene? Cioè tu mentre giocavi pensavi che stava cambiando la vita di Ninaia? Per 90 minuti. Incredibile. Questa è bellissima. 90 minuti, Bobo, pensavo, dico cavolo, giocavo contro... giocavo contro di voi. Cioè, dai, dai, vai pure avanti. Niente, tu pensi questo e tu quindi vedevi lui. Non hai capito, io vedevo lui, grande partita, grande gol. Poi cosa succede? Lui esce, Bobo fa gol, 1-1, si fa male sia il nostro portiere che Mancini, la buonanima, e che sia Angelo Perus, escono. E io ho altre due occasioni a 10 minuti dalla fine, una la tiro fuori, uno la ciabatto, e continuava a avere il tarlo nella testa. Cavolo, Ugo gli cambierà la vita, guadagnerà soldi, sarà famoso, gli cambierà la vita. Lele, quando Perrotta, l'unico lancio della sua vita, butta la palla avanti, dico eccoci qua, ci siamo, ragazzi, iniziamo a ballare, che si accende la musica, ho dribblato tutto quando ho fatto gol. Si vede l'immagine che faccio così, giuro, quell'attimo là ho pensato sono diventato famoso e guadagni soldi, mamma sono contento. Ma scusa, Anto, dimmi una cosa, quando quella palla viaggiava, no? Ma e te non rallenti nemmeno il passo, cioè tu la porti avanti di tacco, no, come se non ci fosse il pallone, no, però il pallone c'era, l'hai portato via. Ma questa cosa, questa cosa la facevi tutti i giorni in maniera naturale? Cosa è successo? Perché dopo due mesi io faccio l'esordio con Marco Tardelli in Under 21, faccio un gol simile di tacco, che col tacco me la porta avanti. Ovviamente lì, in quell'attimo là che mi butta la palla per rotta, tutto quello che è venuto è stato senza pensarci, madre natura mi ha baciato, certo. Vabbè. Però il dopo, io mi ricordo tutto. Quando io facevo così con le mani, pensavo, mamma, mi diventerò ricco, non c'avevo una lira, neanche per mangiare due frittelle. Niente, dico, mamma mia. E mi ricordo una roba fondamentale, che anche questa non ho raccontato, fino a quel giorno là non mi cagava nessuno. Io sono tornato nella città vecchia, a casa mia, sì, giuro non sto esagerando, c'erano oltre 2000 persone. Ma tipo lì davanti al tuo quartiere? No, in casa mia, nella via di casa mia, che è sì, 100 metri, oltre 2000 persone. Sai cosa ho fatto io? Perché io sono un folle. Sono arrivato, abbraccio mamma, la bacio, mamma si mette a piangere. Dico, fammi capire, ma queste persone qua non ci hanno capito fino all'altro giorno, che cazzo stanno facendo qua? Non vi ne potete andare fuori dai sono andati via tutti. Hai detto, eh? Lele, dovevo, perché prima lo diceva nessuno mi cagava. Quando poi sono diventato, fino all'altro giorno nessuno mi dava un panino, due pomodorini, non mi cagava nessuno. Sono diventato famoso, ha detto, siete tutti qua, tutti amici miei, perché non me ne andate fuori dai c***o, devo andare a casa? E lì ho fatto le frittelle, il prosciutto bello! Mi fa commuovere. Presunto bello.